6 step di velocità. Le paste abrasive 1 e 3, honey. Il panno e il quick detailer, che è un po' la ciliegina sulla torta, e la custodia della lucidatrice, che quella è utile per quando te la porti a spasso. Vuoi vincere questi prodotti? Bene, devi partecipare all'estrazione. Come si fa? Semplicissimo. Primo step, YouTube, Officina del Pilota, ovvero il mio canale, ti devi iscrivere. Se sei già iscritto, va bene. Poi però devi andare nella sezione commenti qui sotto e scrivere partecipo, seguito dal tuo nome e cognome. Secondo step, cambia piattaforma, vai su Instagram e segui il mio profilo e quello di Andrea di Carcare, ovvero questi due profili qui. Ci sei? Entro la fine della prossima settimana, chi ci avrà seguito su Instagram, sia sul mio profilo che su quello di Andrea, avrà commentato il suo nome e cognome con scritto partecipo su YouTube, verrà selezionato per l'estrazione che faremo live sulla mia pagina Officina del Pilota di Instagram. Così potremo vedere tutti insieme in diretta chi ha vinto questo kit. In ogni caso, questo video, sia che tu vinca la lucidatrice o meno, potrà tornarti utile nel caso volessi imparare a lucidare. Quindi, buona visione! Partiamo dai cerchi. APC Plus, prima di bagnare la macchina utilizziamo un decontaminante. Questa macchina non ha graffi da lavaggio, è semplicemente stata lasciata alle intemperie per qualche mese, quindi non devo passare la clay bar, perché non devo scrostare catrame o impurità da guida su strada. Non utilizzo la lancia perché non ce l'ho. Ovviamente con la lancia è meglio, evitate di commentare qua sotto. Si sa, ho fatto vari video utilizzando la lancia, il doppio secchio, il doppio guanto, come si deve, ma questo qui è un tipo di lavaggio che ci permette di fare meno step, lo potete fare voi da casa e vi assicuro che viene bene, anche perché il prodotto che sto utilizzando, o meglio i prodotti che troverete in descrizione, sono ottimi e li potete acquistare con il codice sconto mio di Officina del Pilota. Guanto pulito per fare il tetto. Sul fondo del secchio abbiamo la griglia, come puoi vedere. Parto dal tetto, sciacquo e riparto. Con questo guanto faccio solo la parte alta della macchina. I vetri, cambio guanto, l'ho già sciacquato ma per sicurezza gli diamo un'altra bella sciacquata. Ok, nella parte bassa che è più sporca cerchiamo di sciacquare il guanto più spesso. Dopo fatta la parte bassa non torniamo su, a meno che prima non abbiamo sciacquato bene il guanto. Non so se ce l'hai, ma se ce l'hai usa l'aria compressa. Ho notato che c'è rimasto un po' di sporco nelle grigliette sopra al cofano, quindi andiamo a fare questo. Questo è un pennello molto molto morbido che non graffia, arriva un po' ovunque e ovviamente lo trovi nel kit in descrizione qui sotto. Ecco qua, guarda che meraviglia.
magari rimuoviamo lo sporco impossibile. Meno male che c'ho chi mi aiuta, grande Dumi, Gabri Dumi. Ragazzi, incartate dove potete incartare. Io utilizzo Gelson, scotch della Gelson. Prima dell'applicazione ricordiamoci di soffiare il tampone per dargli una pulita. Mettiamo in moto la lucidatrice. Con un po' di aria compressa vado a soffiare. Se non avete l'aria compressa, usate una spazzolina. La carrozzeria deve essere asciutta prima di passare alla lucidatura per evitare che si impasti la pasta, appunto, scusate l'orribile gioco di parole, con il tampone e la superficie della macchina. Cutting compound numero 1 serve per rimuovere i graffi, abbinata ad un tampone che può essere in microfibra o anche in lana. Quello in lana rimuove dei graffi più profondi, nel mio caso non c'è bisogno perché la macchina sì presenta dei graffi ma non sono così gravi. Quindi io vi consiglio di seguire Andrea di Car Care, il quale vi potrà dare dei consigli su che tipo di tampone utilizzare e soprattutto il diametro del tampone, perché in base alla lucidatrice che avete ci sono diverse misure. La lana serve per tagliare un po' di più. Quando abbiamo dei graffi profondi, abbinata al cutting compound numero 1 della Honey, riusciamo veramente a rimuovere bei graffi. Io nel mio caso utilizzerò una microfibra perché questa macchina sì ha degli swirl, ma insomma io penso che in pochi minuti vadano via. Cominciamo. Agitare prima dell'uso, distribuire su tutta la superficie del tampone. Utilizzate le mani, guarda un po', con la velocità 1 comincerò a lucidare la superficie distribuendo e rompendo l'abrasivo come primo step. Nel frattempo faccio anche scaldare il tampone, lo portiamo in temperatura, ogni tanto controlliamo se la superficie è calda, ovviamente a velocità 1 stiamo più che tranquilli. Nel momento in cui realizzo di aver rotto l'abrasivo del tampone, vado a mettere 4 goccioline sui lati del disco. Ho esagerato, ma è pieno, questa bomboletta è piena, quindi ne è uscito un po' di più. Comunque la dimensione esatta è questa qui. A questo punto passo da velocità 1 a velocità 3, 4. Vediamo un po' come si comporta. A parte che ho dimenticato di mettere la mia lucina fantastica della Beta, la quale mi permette di vedere il risultato con più facilità. Con il panno sempre fornito nel kit in descrizione andiamo a rimuovere la pasta in eccesso facendo dei movimenti circolari e cercando di girare il panno per asportare tutto in maniera più intensa. Vedi, questa parte qui è, questa è piccina, non ci puoi mica andare con questo affare qua, rischi pure di fare qualche danno. Per cui o la fai a mano, se non hai l'ausilio di una lucidatrice, oppure ti prendi un affare del genere. Anche in questo caso diamo una bella pulita al tampone. Okay. Bene.
nelle zone così piccole, ragazzi, massima attenzione. Qui stacco un pezzo di scotch perché so che l'abrasivo non schizzerà più da nessuna parte, ma riesco ad arrivare meglio qui sopra. Eccolo qua. Ok. Bene, ora che sono andato ad intervenire in questa zona qui sopra un po' più rognosetta, posso riprendere in mano il Rupes Big Foot e andare a fare un ultimo step di compound. Controllo con la mia luce Scangrip se ci fosse ancora qualche graffio, ma vedo che siamo a un buon punto, forse qualcosina qui. Quindi eccoci qua, poca, eccolo qua, e qui vado a lavorare, che vuol dire cerco di tagliare ancora un po' di più utilizzando la velocità 5, anche 6. Centro su una zona finché non rimuovo tutti i graffi. Ogni tanto controllo la temperatura, se è tiepido va bene, se è caldo no, anche perché adesso siamo al massimo della velocità, quindi c'è un gran potere di taglio. Bene, sempre con movimenti circolari. Ok. E andiamo a dare un'occhiata con la luce da vicino. Rispetto a prima tutta un'altra. Non ci sono più graffi. Oltre ad aver acquistato anche un po' di brillantezza. Vediamo che cosa succede con il polish, quindi la fase finale. Cambio del disco. Andiamo a fare la parte finale, quindi quella del polish. Prendo un disco molto molto più morbido. Una bella pulita anche qui. Tre finishing compound. Questa è la finitura. Prodotti Oni, raga, è inutile ve lo sto a dire, sono veramente buoni. Il tampone è molto più morbido, taglia meno, rifinisce di più. Vedi che c'è scritto qua 2,6 potere di taglio, 2,6 potere di gloss, 5,6, quindi siamo al top per quanto riguarda la finitura. Anche qui rompo l'abrasivo prima, quindi lo distribuisco su tutta la superficie che voglio lucidare. Bene, abrasivo rotto, ne prendo un altro po'. E vado a rifinire aumentando la velocità della lucidatrice. Cross, incrocio, accertiamoci di coprire tutto, tre passaggi incrociati e basta. Adesso andiamo a rimuovere la pasta e vediamo come è venuto. Ovviamente con la Oni, ragazzi, non avrete problemi nella rimozione perché paste
studiate per i detailer, insomma, fate bene. Come potete notare, la differenza di gloss rispetto al compound è aumentata. Abbiamo più lucidità, più profondità del colore, ed è, insomma, ma chi ce l'ha una smart così? Oh? Chi ce l'ha? Adesso, se vogliamo fare, se la vogliamo far brillare ancora di più, utilizziamo il Quick Detailer. Questo prodotto lascerà una setosità sulla superficie incredibile. Come si applica? Così. Con un lato del panno vado ad applicare il prodotto e con l'altro lato, asciutto e pulito, vado a rimuovere il prodotto che ho appena applicato. Che profumo. È profumatissimo, sì, buonissimo. Molto, molto setoso. Davvero un bel prodotto. Il Quick Detailer. Anch'esso in descrizione. Ragazzi, ricordatevi che per vincere la lucidatrice dovete seguire gli step che vi ho indicato a inizio video. La lucidatrice è una rota orbitale Kraus, l'ho provata e funziona molto molto bene. Per quanto riguarda i prodotti, li trovate qui sotto in descrizione col mio codice sconto. Ricordati di mettere like e di iscriverti al canale anche se non vuoi partecipare all'estrazione. Noi, cari amici, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!